la corte apriva i concerti a tutti. Ce ne dimentichiamo di questo. Adesso pensiamo che queste siano cose. E insegniamo ai nostri bambini che... ai bambini insegniamo delle cose pazzesche, perché si fa musica nelle scuole. Qui apriremo un capitolo dove dovremmo prendere assediate tantissime persone, ma lasciamo perdere, perché si insegna. Mio figlio è andato a scuola e gli hanno insegnato con la diamonica, col pifferino, gli hanno insegnato qualcosa che non c'entra niente con la musica, gli hanno insegnato qualcosa che serve per odiare la musica, qualcosa che non ti fa capire che cos'è la musica, non te la fa amare, non te la fa riconoscere, non te la fa appartenere. Diceva Borenboim che dell'esperienza italiana una delle cose che ricorda di più è proprio questa superficialità nel trattare la musica. Abbiamo delle grandi situazioni, perché la Scala è un'eccellenza mondiale, forse la più grande, però abbiamo anche una superficialità nel trattare la musica che è fuori dall'idea di progresso di un paese. Detto ciò, Morricone ci fece i panini e ci mandò. Ci disse: va, se trovate l'orchestra ne riparliamo. Dice: vi faccio dei panini per il viaggio, così quando tornate. E dopo un anno abbiamo trovato l'orchestra, ci siamo serviti degli strumenti e abbiamo fatto imporre ad un'orchestra di suonare le musiche da Filippo Morricone, perché non volevano suonare. Perché io ho riascoltato ieri, ho trovato un filmato, perché stiamo cambiando il sito e mi sono riguardato un po' i filmati che vogliamo mettere su un canale YouTube per questa 30ª edizione. Se sta occupando Tommaso proprio qui davanti a me. Ieri mi sono riguardato il concerto di Morricone al Petruzzelli, quei 20 minuti che io ho di registrazione, perché all'epoca fare una registrazione, oggi la tecnologia ce l'abbiamo tutti, ma all'epoca c'erano 10 milioni per fare una registrazione audio-video di un concerto. Quindi noi abbiamo rubato un po' di immagini, abbiamo rubato un po' di cose in Rai, ma purtroppo con molte cassette in Rai ci hanno registrato sopra i concerti fondamentali. Questi, noi siamo andati a vedere le cassette, dentro ci hanno registrato sopra servizi di incidenti stradali e cose di questo tipo, ma chiudiamo questo capitolo perché è terribile. E Morricone è un genio della musica italiana, è un genio, e non esagero dicendo questo, perché lui ha l'idea all'inizio degli anni 60 di mettere insieme un patrimonio classico forte. Lui ama Rimsky-Korsakov molto, e di metterci sulla chitarra elettrica, e non se ne accorge nessuno di questa operazione. Lui prende certe scale provenienti da un certo tipo di musica e ci mette su un piano e fa una delle musiche che caratterizza l'Italia più di qualsiasi altra cosa, ed è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, no? Tan, 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 tan. È una cosa che c'è Steven Brown, che è un musicista e leader di un gruppo che si chiama Tuxedo Moon, che dice che ogni volta che lui sente quella musica pensa all'Italia. Cioè, poche cose, è difficile che un suono rappresenti un paese. Ecco, lui ogni volta che sente quella musica pensa all'Italia, ogni volta che sente Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto pensa a questo, e fa questa cosa che è geniale, questo fatto di usare materiali diversi e di metterli insieme. Lo fa per certi versi anche inconsciamente, perché Morricone è un compositore capace di costruire 36 brani musicali per 36 piani sequenza, cioè un piano sequenza di un minuto, e lui compone un pezzo di un minuto, 5 minuti, 3 minuti, 1 minuto. Prima i piani sequenza potevano durare anche 5 minuti, in alcuni film oggi non esistono, vedrete, tranne Oliveira, Manuel de Oliveira, certo Wenders, ma oggi è tutto su strappi e frame molto, molto corti. E lui adesso costruisce le sue colonne sonore in maniera diversa, richiamando le sue cose in maniera ancora molto intelligente, ma in quegli anni lui fa questa cosa molto geniale: usare materiali diversi e metterli insieme. Non se ne accorge nessuno in Italia, perché nessuno ancora queste cose le ha mandate giù, sebbene siano accadute nella musica. Un libro che mi ha regalato lui, la persona che è qui a fianco e che è stato fondamentale, che è The Rest is Noise, Il resto è rumore, che è un libro bellissimo perché spiega come la storia
del Novecento sia pari pari la storia della musica del Novecento, cioè si specchiano l'uno nell'altro. È esattamente quello che è avvenuto in musica, ha anticipato ed è stato lo specchio di quello che accadeva in musica, l'evoluzione, il tipo di incrocio, il tipo di atteggiamento, il tipo di fruizione, l'evoluzione, l'uso, è quello che accade nella storia del Novecento. E Morricone fa questa cosa e fa di questo impasto un'idea che potremmo dire di un mondo che non c'è, perché lui si inventa la musica degli spaghetti western, oh, senza ricondurla in nessuna maniera a quella che è la tradizione di quel posto, e diventa proprio un archetipo per antonomasia la musica dei western, tant'è vero che poi gli americani, rifacendo i western, usano quella musica, e oggi Tarantino, oh, cita Morricone, e ora l'ha convinto a fare le musiche per le sue cose, cita Morricone, non solo Morricone ma tutto quello che è accaduto in quel periodo rispetto a quest'idea di musica inventata, perché per un pugno di dollari il buono, il brutto e il cattivo, non solo la musica in quel periodo, in quella nazione che stava nascendo, si ascoltava tutt'altra musica, non ha nessun riferimento, eppure diventa il paesaggio sonoro perfetto per questo tipo di storia e per questo tipo di periodo. Quindi fa un'operazione straordinaria. Parlo di Morricone perché poi noi gli chiediamo a Morricone di diventare il presidente della nostra associazione, e devo dire la verità, lui è stato molto, molto cortese, ci è stato molto vicino, poi non abbiamo più avuto modo, perché le vicende che ha avuto con l'orchestra che noi le abbiamo dato, ma anche con le orchestre in seguito, lo hanno indurito moltissimo. Lui non ha voluto più suonare con altre orchestre, lui suona solo con la Nuova Sinfonietta, che è la sua orchestra, e ha dei costi enormi, quindi difficilmente è uscito un po' dalla nostra filosofia. Ci sarebbe piaciuto fare ancora delle cose con lui, ma alla fine ci vogliono 150.000 euro per fare un concerto adesso con Morricone, perché lui l'orchestra la sposta interamente da Lazio, da Latina, dove ha sede questa orchestra, in giro per l'Italia, perché le orchestre e tutto il movimento musicale italiano, e lui ha riconosciuto un ottimo musicista quando si è occupato di musica contemporanea con il gruppo Nuova Consonanza, ma sino a quando ha fatto le musiche da film? Ma del resto l'Oscar gliel'hanno dato 3 anni fa, lui è del 28, adesso ha 87 anni, gliel'hanno dato a 84 anni questo riconoscimento, quando invece penso che Morricone sia molto più sperimentale e contemporaneo di quello che si può immaginare, perché noi oramai abbiamo un ascolto così, è entrato così dentro di noi, quando ascoltiamo le sue cose, quando ascoltiamo la suite di Mission, quando ascoltiamo C'era una volta in America, quando ascoltiamo queste musiche che ci sono entrate dentro, non ne cogliamo il processo di creazione, non riusciamo a riconoscere e non riusciamo a ricordarci che lui ha iniziato a fare queste cose nel 62, nel 63, no? Quando veniva fuori i Beatles, quindi è stato un maestro importante. Purtroppo spesso il nostro paese ha l'ingratitudine come bandiera, e anche nei suoi confronti c'è stato questo. Oggi, poi come al solito, noi saliamo sempre sul carro dei vincitori. Oggi lui è vincitore e tutti hanno in casa un disco di Morricone, ma l'hanno acquistato, è un CD, nessuno ha un vinile di Morricone, perché nessuno ha acquistato i vinili di Morricone, perché all'epoca non si compravano i dischi di Morricone. Vabbè, i patiti sono un'altra categoria, non appartengono al pubblico. E quindi questa diventa importante per noi, perché di lì avvengono delle cose che ci aiutano moltissimo. Il New York Times che si interessa di noi, non citando Bari fra l'altro, questo fa capire insomma le cose come accadono poi. Dice: è strano che un musicista come John Zorn si vada ad esibire, la terza volta che vada in questo festival, che è sull'Adriatico, near Brindisi, cioè vicino a Brindisi, perché... Io poi me lo sono spiegato col tempo, perché prima si andava in Grecia prendendo la nave da Brindisi, da Bari non c'era la nave per Patrasso, quindi
la Grecia è sempre stata meta, insomma. Leonard Cohen viveva in Grecia, un sacco di attori, di registi, anche hollywoodiani vivevano in Grecia, molti avevano comprato l'isola intorno agli armatori, insomma, Jacqueline Kennedy, insomma, non mi sto a... andavano in Grecia e molti arrivavano, come Leonard Cohen, gente ha incontrato nel porto di Brindisi Leonard Cohen un sacco di volte, perché Leonard Cohen viveva ad Idra, quest'isola greca. Quindi gli americani, scrivendo sul New York Times, dicono near Brindisi, non Bari. E questo un po' è la nostra, viviamo il periodo, diciamo, un po' più felice, perché la politica inizia a fidarsi di questa manifestazione. Un assessore un giorno incrocia nell'atrio del teatro, incrocia uno che gli chiede dove era il posto del concerto, e lui gli chiede, ma lo chiede in inglese, e lui dice, ma lei come mai è qui? Dice, no, io sono un inviato del Los Angeles Weekly. Lì è venuto da Los Angeles qui per seguire questa cosa, perché lui pensava fosse una stronzata questa cosa qua. Quindi lei si è fatto 12 ore di aereo per venire a vedere questa cosa qui. Ed è quella stata un po' la nostra fortuna, inconsapevole, perché, lo ripeto, noi abbiamo occupato uno spazio libero, abbiamo avuto la fortuna di andarci a mettere lì, di capire che la musica per la scena era importante, perché animava la scena, perché era diventata parte integrante, che la musica per il cinema non era più musica da tenere fuori dall'Olimpo, era musica importante. È il periodo in cui poi Sakamoto vincono l'Oscar, Sakamoto e David Byrne vincono l'Oscar per L'ultimo imperatore, c'è un riconoscimento forte sull'onda di quello che accade in altri paesi, ci si rende conto che questa musica è importante. Personaggi oscuri, sconosciuti come René Aubry, ma anche Philip Glass, vengono chiamati sempre di più nelle stagioni teatrali dei più grandi teatri del mondo. Quindi questa musica viene in un certo qual modo sdoganata e diventa un fatto che viene frequentata da chi acquista musica, da chi lavora con la musica e dal pubblico. Sì, ci sono, poi il festival è il racconto di una serie di incontri molto belli, perché poi noi ci siamo permessi con la faccia tosta tutta una serie di cose, insomma. Io giorni fa ho firmato una cosa sulla Gazzetta. Giorni fa è morto un altro amico di Ten Zones, una persona, anche a lui io sono molto riconoscente, una persona a cui tengo tantissimo, e è morto Oliver Sacks, che io ho avuto la fortuna di incontrare nel po' di anni fa, tanti anni fa, insomma. E c'era più tempo, c'era meno burocrazia, si poteva andare in giro, e io andai ad un convegno che si teneva a Firenze, che si chiama La Fabbrica del Pensiero, e c'era Oliver Sacks, che illustrava fra l'altro un caso clinico molto bello, risolto neanche a farla apposta con la musica. Era il caso di un... ve lo racconto perché è anche bello. Sacks, insomma, è diventato famoso per come ha iniziato a guardare la malattia mentale, per come ha iniziato a curare tutta una serie di patologie, tutta una serie di casi, e per aver scoperto tantissime cose importanti. Il 43, durante dei rastrellamenti in un paesino della Toscana, c'è un rastrellamento da parte dei nazisti e fanno fuori quasi mezzo paese. C'è un ragazzo molto giovane che fugge in una soffitta e assiste alla fucilazione dei suoi concittadini. Riesce a sfuggire anche lui al massacro, e dopo che i nazisti sono andati via, i nazisti risalivano, vaga nelle campagne, arriva a Livorno, si imbarca, è un po' come la storia del pianista di un film, vaga per anni e anni, per più di 10 anni imbarcato, girando il mondo senza mai scendere dalla nave, progressivamente perdendo la memoria, dimenticando chi era lui, dimenticando la sua lingua originaria, inizia a parlare una sorta di, non esperanto, ma parlava la lingua che parlavano tutti, quindi era un mix straordinario di vari linguaggi. A un certo punto la nave va in disarmo e lui è costretto, lo costringono a sbarcare a San Francisco. Lo costringono a sbarcare a San Francisco e lì lo trovano senza memoria, senza documenti. Lo mandano in una clinica. In una clinica c'era uno psichiatra che dice, beh, questa è una situazione che io ho un amico a New York che la può affrontare.
e glielo manda a New York ad Oliver Sacks. Glielo manda e Oliver Sacks, insomma, le tenta tutte, non vi sto a raccontare tutta la vicenda. Questo signore, fra l'altro, inizia a dipingere storie che aveva visto praticamente, paesaggi che aveva visto e scene di morte molto violente, che saranno poi fondamentali per Sacks per ricostruire la vicenda di quest'uomo. Ma non solo, c'è un fatto molto particolare, che lui riesce a riassumere nel suo punto di vista tanti punti di vista. Lui aveva dei disturbi, come in molti casi, insomma, ma non è la mia materia, non mi voglio dilungare. Spesso ci sono dei disturbi che provocano una serie di arricchimenti, quasi dei superpoteri, no? Sappiamo tutti, insomma, di casi in cui si acquisiscono manualità, capacità ben oltre. Io vedo qua persona che potrebbe parlarne a lungo meglio di me di queste cose, per cui non mi inoltro. Però Sacks ricostruisce attraverso questa capacità di guardare le scene che lui ritraeva su questi quadri e la musica che lui li fa ascoltare, pian piano torna indietro a fargli ascoltare le cose e lui le ricostruisce la memoria. E veniva fra l'altro a Firenze anche perché voleva andare dopo tanto tempo a visitare questo paesino in cui questo signore c'era stato. Io mi sono piazzato a fianco, sono andato da Oliver Sacks e gli ho chiesto un contributo per il nostro catalogo. Lui mi ha cacciato prima in malo modo, ma proprio come un rompiscatole. Poi si è dispiaciuto perché era stato un po' cattivo. Quando siamo andati a pranzo, perché c'era questa cosa, mi ha chiamato, ha lasciato il posto libero e mi ha fatto sedere a fianco a lui. E mi ha dato il contributo, mi ha raccontato tante cose, mi ha detto che lui aveva in mente un libro, che poi sarebbe uscito dopo tanti anni, che è Musicofilia, un libro sulle patologie legate alla musica, sulle cose che accadono con la musica e su come la musica può essere una chiave per... E io ho ancora la cartella del convegno, della brochure di questo convegno, con la sua calligrafia, l'indirizzo che mi ha scritto e di riferimenti alcuni testi che lui mi diceva di guardare per scoprire tutta una serie di cose che giravano intorno alla musica e a questo tipo di disturbi. Sono gli incontri, ho detto prima, la vita è l'arte degli incontri. Sono stati questi gli incontri che ci hanno aiutato tanto a rimanere a galla, perché è stata una battaglia continua, perché l'idea di proporre qualcosa che non ha immediatamente mercato, anche se poi tutti quelli che sono passati da noi oggi sono musicisti affermati, li abbiamo intercettati nel momento in cui stavano magari spiccando il volo, è il caso di alcuni gruppi, ma da noi sono stati anche come gruppo sperimentale che lavorava sulla musica italiana in maniera molto particolare, gli Avion Travel. Quando si sono proposti, loro facevano un lavoro sulla musica italiana che tutte le case discografiche rifiutavano. Loro sono venuti 15 anni prima di Sanremo, per capirci, sono venuti tanti anni fa, e facevano un lavoro di recupero su quel periodo della fine anni 60, anni 70 della musica italiana, interessantissimo, perché era un periodo in cui, tolte le cover, perché quel periodo erano solo cover di altri pezzi americani, c'era un patrimonio importante anche nei testi, che smettevano di essere un po' così semplici e diventavano qualcosa di più poetico, qualcosa di più letterario. E quindi dagli Avion Travel, ma poi gruppi come le Coco Rossi, Kings of Convenience, è sempre stata questa la nostra capacità, di riuscire ad intercettare questa gente nel momento in cui loro stanno producendo il massimo dal mio punto di vista della loro esperienza musicale, ma non ancora il successo, non ancora il rapporto con il grande pubblico e con il mercato. È il caso appunto anche di Morricone, ma è il caso anche di John Zorn, che ora è uno che solo per scegliere degli artisti chiede 150.000 euro, come ha fatto anni fa ad Umbria Jazz, solo per scegliere degli artisti. Quindi ora è intoccabile, lui è venuto. Ma il caso più eclatante è Caetano Veloso. Abbiamo invitato Caetano Veloso, ci hanno massacrato di critiche perché hanno detto un festival di musica di ricerca, si mette a chiamare un brasiliano, il samba, queste cose, quella è musica troppo popolare, tranne poi insomma che Caetano Veloso gira tutti i festival. Quando l'abbiamo chiamato si è pagato l'aereo, è venuto con Arto Lindsay e praticamente non l'abbiamo pagato perché si è auto-offerto lui e si è pagato persino l'aereo da New York a Bari. E oggi insomma gli danno 60-70 mila euro di cachet,
Però a me è capitato di leggere un giorno in aereo su quelle riviste che si trovano nelle sacche davanti, un'intervista a lui dove lui diceva: io mi sento cittadino pugliese perché la mia vita è cambiata economicamente dopo che sono andato nel 1900. Perché? Perché poi ha fatto tour in Francia. Lui mancava dall'Europa da quando era stato in esilio a Londra con Gilberto Gil. Non aveva mai suonato praticamente da solista in Italia, aveva suonato con Milton Nascimento, aveva suonato con Chico Buarque d'Olanda, ma lui da solo non aveva mai suonato, quindi lo abbiamo fatto debuttare e ricordo che la maggior parte di quel pubblico, oltre importanti musicisti e cantanti italiani, c'era Battiato, c'era Alice, c'era un po' di gente che conosceva Caetano Veloso, all'auditorium c'erano l'80% del pubblico erano brasiliani che piangevano quasi ascoltando. E mi ricordo il giorno dopo l'articolo di Gino Castaldo su Repubblica, diceva: una voce pericolosa come un sentimento. È stato un concerto straordinario, irripetibile secondo me, perché ultimamente l'ho ascoltato, Caetano non è più quella voce e poi ha altre esigenze, quella di portare al successo suo figlio, quindi un po' non interessa più, è diventato famoso e si può anche tranquillamente ritirare in pensione continuando a fare concerti, perché poi di questo si tratta. E quindi sono questi. Un altro incontro molto bello che noi abbiamo avuto è quello che mi ricordava prima Michele, è quello con Lou Reed, al quale abbiamo telefonato a casa, avendo conosciuto Laurie Anderson, che è venuta nei primi anni di Ten Zones. Quando Laurie Anderson si è messa con Lou Reed, noi abbiamo approfittato di questa amicizia. È stato quasi sempre questo è il modo di arrivare a contattare questi musicisti. Così è stato con Sakamoto, così è stato con David Silver. Dopo vi racconto di David Silver, che addirittura è un'altra un bel raccontino, perché sono quelle cose che per fortuna, pur essendo molto periferici, ci hanno poi proiettato in una dimensione internazionale, nostro malgrado, perché onestamente non è che abbiamo fatto tanto per ottenere questi risultati. Ci sono arrivati per molta fortuna, perché occupare questo spazio libero è importante. E gli abbiamo telefonato e se gli andava di venirsi a fare una settimana di vacanza e fare qua un concerto, due magari. E questo telefona in ufficio il giorno prima di Ferragosto e ci dice: sì, io vengo volentieri, non conosco questa parte dell'Italia e vengo volentieri. Abbiamo stabilito date, ci ha messo in contatto con il suo agente, abbiamo, e questa è una cosa che a volte ci ha creato anche grossi problemi, abbiamo scavalcato tutto quello che è il mondo delle agenzie, dei rapporti di mediazione, che sono solo aumento dei costi quasi sempre. Scavalcando questa cosa ci ha fatto un sacco di nemici, perché quello poi è arrivato in stazione a Bari, non è arrivato nemmeno con l'aereo, è arrivato in stazione e ha incrociato le persone per strada. È stata una settimana in giro, andando in giro per i negozi, la gente che gli chiedeva le sigarette, la gente che gli chiedeva, gente che gli ha chiesto soldi per strada. E devo dire la verità, sono state le cose più importanti, perché poi quello che è venuto fuori è stato un laboratorio dove si è potuto costruire una serie di progetti che diversamente non avremmo potuto fare. Nel 94 ci è venuto in mente, c'era un musicista, un cantante, era il massimo esponente del canto sufi, risponde al nome di Nusrat Fateh Ali Khan, e lui in quel periodo Peter Gabriel produce Nusrat, con noi lavorava una ragazza di Oxford che aveva la sua compagna di scuola che era andata a lavorare con Peter Gabriel alla questa etichetta che è Peter Gabriel Intelligent al World Music, e ci viene in mente l'idea di fare un concerto con lui e Michael Brook, che noi conoscevamo, e facciamo questo primo concerto. Dopo un po' ci viene in mente l'idea di far cantare lui con un coro di Gregoriano, cioè lui massimo esponente del coro del canto devozionale islamico, un sufi praticamente, canto kawali, quindi qualcosa di molto radicato nella cultura islamica, con il Gregoriano, che
ha invece molto a che spartire con il canto di provenienza islamica. La struttura monodica è rubata proprio da quella struttura che appartiene a quel tipo di canto. È un personaggio che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, che è un'altra di queste cose che noi ci abbiamo due passi ma che non sappiamo che esiste. Padre Anselmo Susca, che è uno dei più grandi, era uno dei più grandi esperti di gregoriano al mondo. Lui nell'abbazia di Santa Maria la Scala, tra Noci e Gioia del Colle, in un monastero proprio come nel nome della Rosa, in questi sotterranei che fra l'altro lo collegano ad un monastero di suore che sta dall'altra parte della strada, lui è riuscito a raccogliere 42.000 testi di gregoriano. Quindi fu la persona più giusta. Noi l'avevamo già coinvolto, lui era uno del comitato degli esperti di Ten Zones, un frate di una vitalità straordinaria, un personaggio che per tutta la vita ha lavorato sul gregoriano e ha messo in piedi. La cosa è accaduta così: io un giorno sono andato lì perché c'è un bosco bellissimo in quella zona e noi prima d'estate eravamo nella zona, una zona di Alberobello quasi a ridosso del canale di Pirro, quindi molto vicino a Noci. Io portavo i cani in questo bosco a correre. Mi è capitato di entrare in questa cappella dove stavano dicendo messa e ho visto una cosa che mi ha fatto venire i brividi. Io sono un ateo convinto, ma mi sono venuti i brividi perché sono entrato e veniva detta una messa e c'erano sacerdoti di tutte le religioni del mondo con i loro abiti tradizionali, c'erano un centinaio di ministri di religioni sparse sulla faccia della terra. E quando c'è stato questo momento in cui il prete ha detto in tre lingue scambiatevi un segno di pace, tutti questi personaggi colorati, molto belli a dire il vero, cicontunache, c'erano buddisti, c'erano ministri di religioni di tutto il mondo, si sono abbracciati. È stato un momento molto bello perché, a prescindere il credo, l'immagine era molto forte. E nacque lì, quel prete che stava officiando quella messa era padre Anselmo. Io ero andato lì per conoscerlo, per parlare, e lì nasce l'idea proprio di confrontarsi con una situazione paradossale, perché mettere insieme questa cosa aveva tanti problemi. Il gregoriano, il coro di gregoriano fatto di donne ha dovuto avere una licenza particolare dal Vaticano per potersi esibire con un coro islamico, e il coro islamico ha dovuto avere lo stesso una licenza particolare perché lui non poteva e né poteva esibirsi con delle donne. E invece è stato un concerto stupendo, un concerto di cui poi c'è stato anche un disco che è stato venduto in tutto il mondo. Sono queste le tappe, insomma, che io ricordo, e perché sono fondamentali. Poi questa storia continua ad esistere perché ci sono stati questi incontri, ci sono stati questi episodi. Molte cose sono accadute. Poi per molto tempo noi abbiamo utilizzato l'auditorium Nino Rota, che è un vero laboratorio perché c'ha studi di registrazione, sale di prova, 3 o 4 sale di concerto. Era un posto dove ti veniva voglia di fare le cose, no? E poi vedevi, a Ten Zones venivano anche come ospiti tanti musicisti che assistevano alle prove di queste cose ed erano invogliati poi a tornare e a farle con noi queste cose. Uno di questi che noi avevamo incrociato e che poi si è ripresentato è David Sylvian, che è stato forse il nostro miglior finanziatore di tutta la storia, perché con lui noi siamo diventati anche distributori di musica in Italia, nel senso che lo abbiamo portato in giro per tutta l'Italia, siamo occupati dei suoi tour, siamo diventati talmente amici che... E la cosa è nata anche così. Mi telefona, io l'ho portato in giro, noi siamo stati qui, siamo stati seduti su quel belvedere per mezza giornata un po' di anni fa, io ho delle foto bellissime di David qui. E dopo un po' io l'avevo portato in giro nel Salento perché era venuto qui e si era fermato alla fine di un tour per una settimana. Mi chiama e mi dice: senti, mi avevi detto che era possibile trovare una casa dalle tue parti, era possibile, io avrei bisogno di trovare una casa perché non posso stare più a Londra, perché
insomma, ho lasciato la donna con cui stavo e sto con un'altra donna, proprio detto in parole povere, che anche questo incontro è molto, molto particolare, perché è un incontro tutto musicale. E io dico, vabbè, sì, la troviamo una casa, insomma, poi mi metto in giro, la trovo. Tu quando vuoi venire? Lui mi dice, domani. Io arrivo, domani alle 5:20. Ho detto, vabbè, ti devi adattare, vieni a casa. E insomma, è venuto, sei stato un mese a casa, e siamo diventati amici. Dopodiché noi abbiamo iniziato a far concerti con lui, a portarlo in giro. Abbiamo fatto grossi concerti nei più importanti teatri italiani. Allo Smeraldo, che è un teatro che non esiste più adesso, al posto dello Smeraldo a Milano c'è Italy. Noi abbiamo fatto due concerti da 2.200 persone l'uno, 4.400 persone. È stato fondamentale perché ci ha risanato un anno in cui non arrivò nessun finanziamento, per cui ci siamo trovati in un mare di debiti. La nostra associazione si è polverizzata, perché chi se n'è scappato a Parigi, chi a Roma, chi a Lisbona. È stato un anno molto brutto e grazie a lui noi siamo riusciti a ripagare tutti e a continuare a fare questa cosa. Ora, da un po' di tempo vorremmo rimettere in piedi quest'idea di produrre le cose, di farle nascere da noi e poi portarle in giro. L'abbiamo fatto con molti musicisti, Caceres, un musicista argentino. Spesso poi molti musicisti si sono fidati di noi per fare le loro anteprime, testandoci, sapendo che eravamo periferici, quindi non molto presenti sulla stampa. Ed è il caso, per esempio, di questo gruppo The Gotham Project, no? Che hanno fatto il loro debutto mondiale da noi, perché volevano un luogo periferico dove testare sul pubblico un prodotto che non era ancora ben rodato. E sono venuti da noi, fra l'altro, con una formazione stupenda, che poi non è andata più in giro, perché con loro, in quel concerto che abbiamo fatto nel 2000, c'era Samuel Bettelman, che era il pianista e il compositore di Piazzolla, cioè quello che arrangiava le cose con Piazzolla, quindi è stata anche una cosa molto importante. Stiamo tornando, vorremmo tornare a produrre, e in questa prossima edizione una produzione, un paio di produzioni le terremo dentro. Noi inizieremo ad ottobre quest'anno, ed una cosa molto bella che siamo riusciti, che spero riusciremo a fare, insomma siamo già a buon punto. A me avevano sorpreso le musiche sia della Grande Bellezza che di Youth, l'ultimo film di Sorrentino. Le ho trovate particolari, anche per come sono riuscita a stare nel contesto, rimanendo fuori contesto dal punto di vista musicale, mantenendosi abbastanza distante da quello che è il corpo proprio del film. Ed è questo musicista che fra l'altro ha vinto il Pulitzer ed è artista dell'anno negli Stati Uniti, che si chiama David Lang. E vi consiglio di ascoltarle, perché sono musiche molto particolari, perché c'è dentro tanto materiale. Lui ha messo dentro dal gregoriano al minimalismo, al rock. È una mescola veramente molto interessante. Io avrei tante altre cose da raccontarvi, però penso che queste cose dopo un po', proprio la comunicazione verbale ha i suoi limiti. E quali sono gli altri musicisti che hanno la trentesima? Ci sono cose, come al solito, cose strane. Noi anni fa abbiamo ospitato per esempio Nils Fram, che è un pianista che è tornato quest'estate con i Tappeti Rossi, e si era proposto lui. Sì, si era proposto lui, spesso si propongono. Quest'anno si è proposta una signora che si chiama Sarah McCoy, che vi consiglio di andare a guardare sul suo sito, perché c'è tanta roba sua in giro sulla rete. È la Tom Waits femmina, viene definita, un personaggio a metà tra Nina Simone e Amy Winehouse, una presenza di sì, bella, con un pianismo duro, forte, una voce acre, ma una potenza. E sono questi i personaggi, insomma, che io mi vado a cercare, perché c'è ancora tanta voglia di scoprire, non in questi musicisti, questa è la cosa. A noi piace beccare questa gente. Anni fa abbiamo beccato, per esempio, Progettino, passato così quasi di un trio fatto da un professore universitario nero che fa il rapper, ma che insegna alla Columbus, un cubano
ed un ex tastierista punk. Loro si chiamano il Prover Trio. È geniale questa folgorazione che riescono a mettere in piedi questi tre. Si chiama Daphne Sprieto, lui è un percussionista, ed è geniale quello che viene fuori, perché è possibile ancora inventare qualcosa. Bisogna avere il coraggio di andare oltre le categorie, di rimettersi in discussione e di non avere paura di confrontarsi o di avere per forza l'ansia del mercato, perché così accadono le cose più interessanti. Questo Nils Fram che noi abbiamo incrociato e che si è proposto per poco più di 500 euro è tornato quest'estate e gli hanno dovuto dare 20.000 euro per esibirsi, perché lui adesso è il musicista preferito di Tom York dei Radiohead ed è un personaggio che tra l'altro straordinario secondo me. Volevo chiederti, su Gianluigi, quanto pesa la sperimentazione musicale? Senti, al giorno d'oggi sperimentare è difficile perché molto è stato già fatto, ne parlavamo prima, alle spalle hai dei giganti, ci vuole tanto coraggio per riuscire a mettere in cantiere cose che siano totalmente nuove, anche scorrendo la storia della musica, insomma, proprio quel libro che mi hai dato tu ti fa guardare la sperimentazione sotto un punto di vista completamente diverso. Si è sempre sperimentato, abbiamo gente che ha fatto musica a Zurigo nel 1916 utilizzando strumenti di latta che non esistevano, praticamente vasi, tubi, secchi, no? I dadaisti facevano cose, i futuristi, ma senza arrivare così lontano, no? Gente come John Cage hanno fatto concerti per 120 radio sintonizzati su 120 stazioni diverse. Si è sperimentato e si è cercato in ogni angolo, anche il più nascosto della musica, però la musica ha questa caratteristica di riuscire sempre a dire qualcosa di nuovo, e qualcosa di nuovo la si può trovare anche nelle pieghe. A me piace, ho davanti lui che è un fan sfegatato di Vasco Rossi e di Luca Carboni, che io ho conosciuto un po' di anni fa. Spesso ci sono zone di genialità anche nelle cose che non... Dicevo prima, amarsi un po' di Battisti, perché lì trovi spazi di genialità non riconoscibili, perché tu sei abituato a pensare alla sperimentazione, alla ricerca, con Sarra che va lì e spacca il pianoforte, no? Oppure John Cage, appunto, che mette gli uccellini, oppure sfoglia un libro e il suono delle pagine che girano è il concerto, no? Siamo abituati a pensare quella come sperimentazione, ma spesso può accadere tutto anche nella confezione all'apparenza più banale. Per cui è il coraggio di misurarsi con la propria, se esiste, voglia di andare avanti e di inventare qualcosa di nuovo. Questo è. Oggi l'elettronica svolge un ruolo molto importante da questo punto di vista. Noi abbiamo aperto un capitolo sull'elettronica, appunto, che viene da lontano, con OVB, con personaggi che oramai che hanno prodotto Björk, Matthew Herbert anni fa, con lui abbiamo fatto la decima di Mahler, in questa rilettura folgorante, perché la decima di Mahler è il supplizio di Mahler, è la sofferenza per essere stata abbandonata da Alma. E nell'elettronica c'è del materiale che deve essere ancora sviscerato, perché è un modo abbastanza interessante di mettere le cose insieme. C'è un immediato, il campionare parte di suoni, la scomposizione. È vero, come dice David Byrne, che spesso questa pulizia di suono, questa capacità di campionare, di mettere le cose una sull'altra in maniera così ordinata, produce un ascolto abbastanza scontato, però è lì che c'è ancora da mettere le mani. Senti, e il rapporto tra musica e cinema è lo stesso di quello tra letteratura e musica? Senti, da un po' di tempo c'è un rapporto interessante tra musica e letteratura, molto più forte di quello che c'era sino a poco tempo fa. Noi quest'anno, per esempio, abbiamo una sezione intera dedicata alla letteratura, abbiamo la sonorizzazione di 4 classici che non vengono letti, vengono interpretati da attori. Sono La Gerusalemme liberata,
il Ulisse. C'è il ritorno di Ulisse che ormai è diventato... Il viaggio di Enea e l'Orlando Furioso. Quindi Tasso, insomma, affidata a musicisti appunto che operano in ambito elettronico, pianisti. Anche lì stiamo cercando di mettere insieme le cose, di non far fare il tappeto, il commento musicale a queste interpretazioni, ma di far diventare la musica una parte dell'interpretazione. C'è un rapporto molto più intenso, tantissimi musicisti decidono di usare la pagina come strumento non solo di ispirazione, ma come fatto dialettico all'interno della composizione, come fatto proprio che affiora, sebbene su lessici diversi, con linguaggi diversi, sicuramente diversi, ma la parola, non solo la parola detta, può essere tradotta in musica. E questo, ci sono musicisti che stanno ragionando in questo senso, ed è una cosa importante, interessante, perché è un modo per avvicinare la gente alla pagina. I festival letterari spesso forano da questo punto di vista, non sono così efficaci dal punto di vista della letteratura, dell'allargamento della platea dei lettori. Interessante. L'altra sera ha tentato Capossina qui a Matera. Ha tentato lui? Sì, Materadio, no? Sì, Materadio. Capossina, che io conosco. Ha letto pezzi del suo libro. Di quale libro? Del Paese dei Coppoloni. Il Paese dei Coppoloni, sì. No, il suo libro stupendo, che consiglio a tutti, è Tefteri, il libro sulla Grecia di Capossela, che è un gioiello, perché lui riesce ad essere poetico, disegnando... anche un disco sulla Grecia. Sì, sì, ma riesce a essere poetico disegnando un saggio. Lui quel libro potrebbe tranquillamente finire nella biblioteca degli economisti che stanno disquisendo del debito della Grecia oramai da un sacco di tempo. Riesce a fare un'analisi per cui tu capisci che cosa è accaduto a questo popolo, che è uno dei popoli che è più ancorato alle proprie radici e continua ad esserlo in maniera abbastanza unica all'interno del panorama occidentale. È un episodio molto particolare. Le loro tradizioni sono vive come non esiste da nessun'altra parte. Da noi sono una rappresentazione, le nostre tradizioni ormai sono rappresentate in maniera anche, secondo me, sbagliata, esagerata e a volte violenta, perché insomma io tutto questo, le sagre, tutta questa rappresentazione di fatti che non esistono più, processioni, tutte queste cose qui hanno perso il loro vero significato. E ti trovi il sindaco di un paese vicino ad Otranto, che un giorno mi disse: noi quest'anno siamo riusciti a bruciare 1 milione di piatti di carta. Cioè lui si vantava del fatto che avevano bruciato 1 milione di piatti di carta. Cioè lui aveva distribuito 7 o 8 tumori ed era felice, perché le sagre sono diventate questo, sono diventate, bisogna dirlo. Tra fuochi d'artificio sono spese veramente che non hanno più senso nel 2015, che andrebbero bandite, però purtroppo sono pane e circense, se campa ancora. Il rapporto invece tra cinema e musica, visto che ci sono molti registi che non guardano più con interesse alla colonna sonora. No, io prima ho citato Sorrentino. Sorrentino è stato molto intelligente da questo punto di vista, è il primo italiano a trattare la musica in una certa maniera nei suoi film. Lui ha utilizzato la musica anche come strumento di, chiamiamolo, di marketing. Lui ha voluto dire al suo pubblico: guardate, questo è il mio orizzonte musicale, questi sono i miei gusti musicali. Lui, a iniziare dalle conseguenze dell'amore all'uomo in più, ha fatto delle scelte molto forti che nel cinema italiano non si erano mai fatte. Prima di tutto ha costruito delle soundtrack, no? Accanto alle score, che sono le musiche costruite per il film e che dovrebbero essere legate proprio alla sceneggiatura, al film, c'è un modo di rappresentare un po' lo spirito del tempo, quindi si mettono cose che di quel momento, in molti film sono le musiche che si ascoltano nello svolgimento dell'azione. Lui ha voluto dare testimonianze di un gusto musicale, di un'idea di cultura molto più ampia. Ci ha messo Ilali Puna, ci ha messo musica elettronica, ci ha messo René Aubry, ci ha messo tantissime cose dentro, sino ad arrivare a questa sintesi che è interessantissima. Insomma, ci ha messo il remix del DJ francese di
come si chiama questo DJ famosissimo che fa anche la pubblicità del pezzo di Raffaella Carrà, no? Per dare testimonianza di un'epoca, per dare testimonianza dello squallore di un'epoca, e poi ci ha messo David Lang, che è attualmente il più grande compositore vivente, no? È intelligentissimo, è uno di quelli che cura molto questo aspetto, lo curano anche registi come Sorrentino, però è cambiato. Noi prima avevamo dei giganti, penso a Bernard Herrmann, penso a Nino Rota, che hanno costruito dei binomi, Piovani, sì, pensiamo a binomi che si sono costruiti, che sono nella storia del cinema come pietre, capito, miliari. Tu pensa al rapporto di Fellini con Nino Rota, tu quando senti, io anni fa provocando dissi: ma il Girotondo di 8:30 dovrebbe essere l'inno nazionale, ma perché ci rappresenta probabilmente più dell'inno di Mameli, con tutto il rispetto per Stavo Mameli. Stavo pensando alla Marcord, che è il 50esimo, che hanno restaurato a Venezia proprio in questi giorni. Bernard Herrmann ed Hitchcock sono musicisti che hanno scritto partiture straordinarie, ora oggi molto rivalutate, molto riconsiderate, ma sono parte fondamentale. Oggi non è più questo. C'è stata una svolta, la svolta secondo me l'ha data Philip Glass con Giannis Scalzi. Ha fatto una musica che era totalmente estranea a quello che rappresentava il film. Alla fine, per paradosso, con Giannis Scalzi è diventata la musica di quella rappresentazione del pianeta, no? Perché è un film che rappresenta i guasti che l'ambiente ha subito in tutti questi anni. Una rappresentazione di quel film di Goffredo Reggio è una pietra miliare, ti fa capire proprio che cosa accade. Infatti noi una sera si era a tavola, Philip Glass, Morricone, Gaetano Veloso, Nicola Conte, c'era un po' di gente e si discuteva proprio di questo, l'idea di colonna sonora. Morricone non ama molto quel tipo di colonna sonora che viene fatta come partitura che va soprattutto e oltretutto. A lui piace costruire la musica per il film facendo 36 passaggi per 36. Oggi è cambiato, si costruiscono delle soundtrack che sono tanti pezzi messi insieme e spesso le score sono veramente marginali, esistono sui dischi ma nei film spesso non si ascoltano nemmeno. Non ne trovo di grandi compositori, nonostante il francese che ha vinto per 2 anni di seguito l'Oscar sia molto interessante. Molto interessante anche Gustavo Santaolalla, che è l'argentino che ha vinto i 2 anni precedenti ancora. Sono musicisti interessanti anche perché Hollywood vuole sempre più legarsi nella scelta a veri musicisti, quindi non sono più personaggi marginali rispetto al cinema, ma sono personaggi centrali all'interno della musica. Un'ultima cosa ti chiedo. Sì, perché la gente cioè, fra un po' mi tira le sedie appresso. E finiamo. Cioè, tu ci hai parlato quindi di 30 anni del secolo breve e nel terzo millennio, dove si parla che scomparirà completamente il compact disc, quindi come si ascolterà? Tutto dal vivo, la musica? Ma come dice proprio nell'introduzione di Musicofilia Oliver Sacks, che cita Philip Dick, dice: arrivano sulla Terra i superni, il popolo superiore che proveniva da un altro pianeta. E guardando i terrestri dissero: ma questi sono proprio scemi, disse, quando tornavano sulla navicella per sono scemi. Si emozionano e si entusiasmano per una cosa che è così immateriale, non si vede, sono proprio dei pazzi. Allora la vera natura della musica è questa, l'immaterialità, e va ricongiungendosi con la sua ragione sociale, col suo DNA. È sempre più immateriale adesso la musica, la ascolti con supporti che fra un po' scompariranno. Non avremo proprio dei veri supporti, potremo catturare la musica, secondo me, nell'etere, ma per davvero. Se pensiamo a quello che sta accadendo, al tipo di evoluzione che stiamo avendo, possiamo tranquillamente immaginare qualcosa di totalmente immateriale, che non avrà nessun supporto, per cui sarà affidata veramente solo ed esclusivamente alla passione dei musicisti. Sarà sempre meno business e sempre più passione, perché sarà sempre più difficile incatenarla. Eh sì, perché sarà difficile incatenarla ad un supporto.
poi abbia economicamente un risvolto. Sarà sempre più difficile, vedi già le case discografiche non esistono più, esistono ma sono marginali, insomma, fatturano cifre che fanno ridere, e la musica dal vivo che continua ad essere... Qua ci sarà più indipendenza dei musicisti. Dovrebbe essere così, però d'altro canto i media continuano a condizionare enormemente i gusti, per cui il potere proprio di persuasione dei media è ancora determinante nell'acquisizione di un gusto e nelle scelte, è ancora determinante. Per cui se ti mandano dalla mattina alla sera un imbecille dice che sapevo che avrei rotto, avrei rotto, avrei rotto, avrei rotto, avrei rotto, tu sotto la doccia inizi a dire avrei rotto, parlo di Biagio Antonacci perché questo misogino che ha tirato fuori questa cosa, questo tormentone dell'estate scorsa. Una cosa allucinante. Che la cantavi pure tu, eh? No, no, no. No, no. Detesto Antonacci. Ma perché poi poteva tranquillamente, dovendo scrivere una stronzata, poteva scrivere di tutt'altro, tanto era supportato, avrebbe avuto successo lo stesso. Un testo così, poi aggressivo, io, insomma, io fossi donna, gli avrei spaccato il microfono in testa, no? C'è proprio un atteggiamento, perché oramai non è più nei tempi nostri, no? Questa idea per cui... Però, sì, va bene. Stop. Insomma, Gianluigi ha parlato con un'ora e tre quarti. E lì sarebbe a parlare più a mezzanotte. Grazie a Gianluigi, è stato illuminante. Buonasera a tutti. Grazie a voi. Grazie.